Credo che la mafia oggi abbia cambiato la propria espressione. Una volta la si paragonava alla piovra per la sua capacità tentacolare di infiltrare l'economia e la politica. Oggi probabilmente la si potrebbe paragonare ad un virus, perché essa è capace di contaminare, di contagiare, è capace di coinvolgere anche coloro che sono apparentemente nella regola. Io penso a quel che oggi la mafia, l'andrangheta, la camorra più evoluta, che da un lato ha una propria struttura militare, ma dall'altra quella che conta è la struttura economico-imprenditoriale, che è quella che opera nell'economia, nell'economia legale, che si ammanta della capacità economica di operare occupando una pluralità di settori, ma al tempo stesso coinvolgendo in servizi illegali altri imprenditori, imprenditori sani, che in momenti di difficoltà economiche come quelle attuali sono disposti a cedere, ad una parte della loro correttezza, pur di restare sul mercato, ritenendo quasi non proprio scorretto un comportamento come quello di accettare una falsa fatturazione o anche manodopera a basso costo, senza porsi la domanda come sia possibile ottenere manodopera a basso costo, e quindi non domandarsi cosa c'è dietro un'offerta conveniente, quasi che la convenienza economica superi i dettami dell'etica. E questo oggi il più grande danno che la mafia sta determinando nella nostra società è la violazione di ogni regola etica, il superamento della regola etica con la convenienza economica. Non possiamo pensare che l'economia superi le regole. E da questo deriva anche la certezza che la moltiplicazione dei controlli è necessaria per garantire ai cittadini e quindi ai soggetti economici i diritti e il rispetto della loro dignità. Nello stesso momento individuare quei soggetti economici che violano le regole e si fanno veicolo della strategia mafiosa, la strategia di contaminare, di inquinare l'economia legale, che è propria della mafia come oggi si sono evolute e come oggi si configurano, soggetto del reinvestimento dei grandi proventi che derivano dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti e quindi la capacità di inglobare nel proprio sistema i soggetti economici che operano invece con sacrificio e correttezza ciascuno nel loro settore. Ecco, lo Stato, il nostro Stato, uno Stato democratico fondato sul lavoro, deve innanzitutto garantire i diritti di tutti e proteggere l'economia dall'inquinamento delle mafie.